Luca Tirapelle, avvocato di Verona, presidente del centro di azione giuridica di Legambiente Veneto. Allora, abbiamo l'avevamo detto, la corruzione è il motore immobile. Lorenzo ci ha mostrato delle interessantissime slide che riguardano la pianificazione urbanistica del territorio, sono provvedimenti legislativi perfettamente legali, formalmente legali. Allora, questa è una legalità debole che in qualche modo si conforma a quella che è il peso, sono il peso degli interessi in campo. Perché questi interessi in campo possano farlo da padrone completamente, così come abbiamo visto nel modo eccetera eccetera, il dispositivo finale è quello della corruzione, che è il, appunto, il motore immobile di tutta questa macchina cementizia impastata a fortissime dimensioni criminali, come abbiamo analizzato durante questa serata, come sta venendo fuori. Quindi a Luca Tirapelle abbiamo chiesto di addentrarci dentro questo mondo della corruzione e provare così a gettare qualche fascio di luce. Grazie. Grazie Gianni. È acceso, sì. Grazie, ho i piedi perché è tutto il giorno che sono seduto, se non mi dispiace, e non me ne vorranno anche i miei colleghi relatori se per qualche istante darò loro le spalle. E vedo degli sguardi atterriti sui vostri volti perché ci avviciniamo all'orario in cui in televisione notiamo i professori universitari di Toro Para numero 3 che fanno quelle interessantissime lezioni di fisica astronomica. Ma cercherò di essere espresso, e spero che qualcuno mi quereli se uso questo termine, e quindi conterrò il mio intervento in pochissimi minuti. Al limite ci vengo io. Innanzitutto il primo interrogativo che dovreste porvi è perché Legambiente si dovrebbe occupare di fenomeni corruttivi legati, quindi fenomeni anche legati alle mafie. Il motivo è credo di estrema attualità perché l'ambiente non può più essere considerato come quell'insieme di fattori biologici che ci consentono appunto di vivere, quindi la salubrità dell'aria, l'interesse a una corretta programmazione economica, ma evidentemente uno dei fattori biologici che evidentemente la società in questo momento ha bisogno più di ogni altro è il concetto di legalità. Quindi la legalità è un concetto che l'attuale società civile ha un'assoluta necessità come l'aria che respira. Fatta questa debita premessa, io partirei dall'analisi molto veloce di quello che esce dall'indagine sul MOSE. Dall'indagine sul MOSE nascono fondamentalmente tre profili di reato. Sotto un primo profilo, un gruppo di reati che sono connessi alle frodi fiscali. Quindi un'imponente attività di falsa fatturazione che è diretta a creare delle riserve di fondi neri extracontabili che serviranno poi ad essere utilizzati nella maniera che vedremo da domani. Il consorzio Venezia Nuova, quindi una serie di soggetti che ruotano attorno a questa società, dal 2005 al 2013, attraverso la creazione di una rete di società anche di diritto straniero, in Canada, in Inghilterra, Cipro, San Marino, riescono ad accantonare fondi neri per circa 20 milioni di euro. 20 milioni di euro che noi dobbiamo ritenere che siano stati spesi. E poi vedremo. Accanto a questo gruppo, questo primo gruppo di reati, ve n'è chiaramente un secondo, che sono i reati. E l'accantonamento, la creazione di questi fondi neri servono appunto per permettere di realizzare condotte corruttive. Condotte corruttive che si sostanziano naturalmente nell'elargizione di questi denari a pubblici ufficiali perché omettono dei doveri connessi al proprio ruolo, quindi omissione di controlli, pagamenti al magistrato alle acque, pagamenti ai magistrati della magistratura contabile,
pagamenti ad amministratori regionali. Pagamenti che servono a cosa? Sotto un primo profilo, appunto, ad rallentare ed aumentare i controlli. Sotto altro profilo, questi pagamenti, il fenomeno della corruzione, serve per velocizzare le pratiche amministrative di approvazione dei progetti di queste grandi opere, tra cui il MOSE, ma ve ne sono delle altre. Accanto ai reati di corruzione e di falsa fatturazione, vi sono altri reati, sempre contro la pubblica amministrazione, che vanno nella direzione di capire dai soggetti istituzionali, e verrà arrestato appunto l'ex numero 2 della Guardia di Finanza generale spaziante, quindi attività diretta a conoscere in anticipo quali sono e qual è lo spessore delle attività giudiziarie, delle investigazioni. Vi dico subito che nel corso delle attività di polizia giudiziaria che condurrà la Polizia Tributaria di Venezia sarà rinvenuto un contratto, una scrittura privata che avviene tra una società di sicurezza e Baita, possiamo dire, dove c'è scritto chiaro e tondo che i termini degli accordi sono che la società di sicurezza deve prevenire l'attività dell'autorità giudiziaria. Ecco, quindi mi pare che sia estremamente eloquente. Vi leggo lo stralcio perché insomma sono tre righe e si dice: anticipare eventuali aggressioni da parte di forze dell'ordine e magistratura, concedendo la piena i tempi di attivazione dei diversi piani di gestione della crisi con conseguenti attività di politiche ambientali. Questo contratto è agghiacciante. È stato sequestrato, è stato trovato, e quindi questo ci dà la misura del livello di criminalità che hanno questi soggetti che a vario titolo e a vari piani sono inseriti nelle trame dell'indagine MOSE. Quindi fenomeno corruttivo che va in due direzioni, perché questo che ci dice l'attività investigativa ad oggi, insomma, in fase embrionale, perché le misure cautelari sono appena state applicate, evidentemente non abbiamo la certezza di una sentenza definitiva, però l'attività corruttiva, ci dicono le investigazioni preliminari, che va in duplice direzione. Prima direzione deve assicurare il perdurare del progetto MOSE. Quindi evidentemente un progetto che va avanti di 30 anni, e quindi i fenomeni corruttivi servono a mantenere lo status quo e quindi consentire che questo progetto si regga in piedi, perché così si reggono in piedi tutti gli eventi corruttivi e quindi viene mantenuta in piedi una cupola di tecnocrati che a vario titolo hanno consentito lo sperpero di 5, 6, 17 miliardi di euro. Infiltrazioni a tutti i livelli, a livello locale, finanziamento della campagna elettorale del sindaco di Venezia, a livello regionale vengono corrotti i funzionari della commissione VIA, altri funzionari regionali, a livello centrale nazionale, perché l'ingegner Mazzacurati è l'uomo che si deve assicurare il sostentamento di questi progetti da parte del Ministero delle Finanze. Come avviene questa situazione? Avviene per mezzo di un signore che si chiama Menecuzzo, che è il soggetto che poi sta dietro anche al project financing alla base della progettazione della realizzazione del nuovo ospedale di Padova. Abbiamo avuto anche qualche guaio di recente perché il Lega Ambiente si è permessa di pubblicare un dossier nel quale insomma esprimavamo un qualche timore sulla trasparenza di questo soggetto. Dopo due secondi venti ci hanno scritto un pool di avvocati diffidandoci di pubblicare determinate cose. Avevamo, mi sembra di ricordare, detto che la Palladio Leasing Stati Uniti aveva avuto qualche problemino di frode fiscale in quel paese, ma c'è stata subito una levata di scudi dicendo fondamentalmente noi non siamo loro, salvo che dopo qualche mese vengono arrestati tutti quanti per i medesimi problemi che hanno avuto negli Stati Uniti. Quindi vediamo che il livello di quelle l'aria porta. E quindi
quindi vediamo che la corruzione arriva agli strati più elevati della pubblica amministrazione. E un esempio di questa pericolosità, dell'efficacia criminale che hanno questi soggetti, la possiamo toccare con mano perché nel 2010, e cioè in un'epoca in cui la crisi economica morde i garretti dell'economia e dell'imprenditoria, vengono stanziati 400 milioni di euro al progetto MOSE per permettere il sostentamento di questo baracco. Quindi vediamo, questo ci dà lo spettro, al di là dei programmi di indignazione che sentiamo sui media, questi sono dei numeri che emergono direttamente dalle investigazioni. E quindi il sistema corruttivo che serve per il sostentamento del progetto MOSE. Un secondo filone del progetto corruttivo serve, è stato, sembra, utilizzato per sostenere il modello veneto del crowded financing. Quindi modello corruttivo che potrebbe portare l'onda del MOSE anche alla Via di Roma, visto che le grandi opere che di cui si sta parlando, queste grandi opere, toccano anche la città di Roma ed alcuni dei protagonisti sono questi. Il Balta è, vuol dire Mantovani, e quindi parliamo di trasporto. Io ho sentito qualche giorno fa qualcuno dire: ma in realtà sono società che lavorano in tutto il mondo e quindi evidentemente sono persone serie. Vi dico subito che questo lo posso dire con certezza, Paita viene arrestato nel febbraio 2013 in qualità di promotore di un'associazione per delinquere diretta alla realizzazione di una serie imponente di prove fiscali per consentire la realizzazione di questi fondi extra fondabili. Quindi che un soggetto di questo genere confini le proprie abilità nella sola provincia di Venezia, insomma, mi fa venire qualche dubbio. Insomma, se questo qua è un soggetto che utilizza le sue doti imprenditoriali, io credo che vi possa essere soggetto, chiaramente con la certezza, che le stesse doti, le stesse pratiche le utilizzi anche fuori dai confini della provincia di Venezia. E questo per dire che il secondo filone dell'indagine veneziana, che parla appunto di una corruzione diretta a sostenere il modello crowded financing del Veneto, che è una ragione numero uno in prima fila per quanto riguarda l'applicazione di questo metodo, vedremo poi come, e quindi ci crea, come dire, un qualche timore anche qua a Verona, evidentemente non parliamo solo del Veneto orientale. Cos'è il crowded financing? Ve l'ha già detto chi mi ha preceduto. Fondamentalmente, quali sono i problemi che si annidano dietro il crowded financing? Diciamo subito che l'ottica con la quale viene introdotto questo sistema è l'ottica della spesa di quindi figuriamoci, no? Quindi le strade dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni, come spesso si dice. Quindi fondamentalmente l'imprenditore ha due rischi fondamentali: quello di vedersi bocciato il progetto che propone, e quindi vedersi bocciare il progetto significa buttare nel fosso importanti somme di denaro necessarie per la progettazione del progetto stesso. In secondo luogo, l'altro timore è di non realizzare l'opera nei tempi perentori che vengono decisi dai bandi di gara, con la conseguenza di pagare delle penali, di perdere dei soldi, quindi in definitiva. Cosa porta questo tipo di timore? A cosa porta? Porta innanzitutto ad una duplice necessità da parte dell'imprenditore. Innanzitutto deve avere delle probabilità, se non la certezza, che le pubbliche amministrazioni gli approvino i progetti. E in secondo luogo che, una volta che i progetti vengono approvati dalle pubbliche amministrazioni, che non subiscano degli intoppi per quanto riguarda gli iter amministrativi. Ecco che quindi, dietro questi timori, dietro queste strutture del sistema di crowd financing, evidentemente si annida il fenomeno della corruzione. Ecco,
che l'imprenditore deve assicurarsi che il pubblico amministratore da una parte gli approvi il progetto e dall'altra non gli crei problemi nelle fasi di approvazione. Come assicurarsi queste certezze? Evidentemente attraverso dei meccanismi poco trasparenti e opachi. D'altra parte, nella pubblica amministrazione mi è interesse attingere i project financing, perché se io sono un pubblico amministratore corrotto, qual è il miglior sistema del project financing per consentirmi di introitare delle utilità di provenienza illecita? E quindi questo era lo schema voluto in Veneto. La regione Veneto, peraltro, con una legge del 2011, se non mi sbaglio, Zanni, ha dato una sua versione del tutto, come dire, su misura del project financing. E cioè, le opere del project financing fondamentalmente debbono essere considerate di pubblica utilità. A un certo punto, insomma, in Veneto dice, caspita, questa definizione di pubblica utilità ci va stretta, insomma, togliamola sta norma. E quindi viene espunta questa norma e quindi chiunque può proporre la prima cosa che gli passa per la testa e la regione, la pubblica amministrazione, può approvare. Questo lo dice in maniera chiarissima Claudio Minutillo. Claudio Minutillo, ex segretario di Garanta, ex amministratrice di società inserite nel sistema MOSE, viene arrestata, a un certo punto si mette a cantare. E uno dei, come dire, 5T è proprio questo. A un certo punto lo dice chiaro e tondo ai magistrati, insomma, queste pastorie andavano costrette e l'hanno tirato via. E quindi il Veneto è la regione in prima fila che ha offerto, diciamo, sul palcoscenico nazionale questa interpretazione del tutto personalistica di questo splendido modello operativo. Project financing, peraltro, è una parola inglese, ma esiste solo in Italia, voglio dire, non esiste un'esperienza straniera, no? Però, come dire, chiamarla finanza contrattata, insomma, project financing è, come dire, a più mordente, quindi evidentemente è un titolo un po' più accattivante. E vado veramente verso la chiusura perché non voglio annoiarvi ulteriormente, vista anche l'ora. Gli effetti di questo tipo di situazione, ma si dice, da 20 anni a questa parte c'è stata la prima Tangentopoli, ha travolto la prima Repubblica, sono passati appunto 20 anni, siamo ancora nella stessa situazione, non è cambiato nulla. No, non è esattamente così, non sono cambiati gli attori, perché Baita, tanto per fare un nome, verrà arrestato per la prima volta negli anni 90. E quindi è la fine della prima vita imprenditoriale di Baita. La seconda vita imprenditoriale di Baita inizierà, insomma, negli anni 2000 da uomo libero e sembra che sia finita questa seconda nuova vita imprenditoriale, speriamo che non ne venga concesso una terza. Ha aperto la società di consulenza. Cos'è cambiato rispetto a Mani Pulite? Sono cambiati i meccanismi, evidentemente, sono cambiate le modalità di interpretazione dei ruoli della nuova tangenziocrazia. Vi è una classe imprenditoriale innanzitutto del tutto nuova. Vi è una classe imprenditoriale che evidentemente non gradisce il rischio di impresa. Vuole essere sicura di agire in regime di monopolio e evidentemente per assicurarsi questo tipo di situazione intesse, stringe intimissimi collegamenti con la politica e con le pubbliche amministrazioni. Collegamento necessario evidentemente a questo tipo di imprenditoria per poter esercitare la propria attività senza alcun rischio di impresa. Il proprio financing è, come dire, il cavallo di Troia assolutamente adeguato per questo tipo di situazione. È chiaro che qualcuno potrebbe dire, ma in realtà è vero che i lavori pubblici se li aggiungono
giudicano più o meno sempre quelli, però poi a cascata fanno lavorare con il sistema del subappalto tutta un'altra serie di piccoli imprenditori. Sono delle balle assolute, perché evidentemente le società che ricevono i subappalti lavori sono sempre amici degli amici, e quindi evidentemente assistiamo a un circolo assolutamente chiuso dove non ci puoi entrare. In questo circolo composto da pubblici amministratori, da imprenditori, professionisti e quindi avvocati e commercialisti, un soggetto che non è amico dell'amico viene respinto in maniera decisa. Accanto a ciò vi sono poi i gestori di servizi di pubblica utilità e poi i cosiddetti operatori del territorio. Chi sono gli operatori del territorio? Ma sono i cosiddetti faccendieri, sono i cosiddetti uomini in cerniera, persone che da decenni, ne parlava prima Massignan, sono infiltrati, comunque sono latenti alle pubbliche amministrazioni, lambiscono la progettazione urbanistica e quindi evidentemente conoscono come far funzionare i meccanismi oppure come bloccarli, a seconda delle necessità del frangente. Questi uomini in cerniera, è inutile dire che sono quelli una grossa responsabilità, evidentemente, va imputata anche ai grossi gruppi bancari. Grossi gruppi bancari che, prediligendo gli investimenti nelle società che si occupano di product financing, canalizzano le risorse economiche solamente presso, all'interno di strette cerchie di imprenditori, dimenticando invece il settore manifatturiero, gli imprenditori che lavorano nell'innovazione, quelli che creano lavoro, e quindi evidentemente la economia sana viene ammazzata, viene fucilata alla schiena. Quindi vediamo una situazione assolutamente drammatica rispetto alla quale io credo non vi sia alcuna soluzione. Non vi è alcuna soluzione, perché il sistema legislativo voluto da questa cupola di tecnocrati è un sistema amministrativo che non ha possibilità di essere smantellato. L'unica possibilità, io credo, che provenga dall'università, dalla scuola, quindi dalla formazione delle nuove leve, dei giovani, deve essere inculcata assolutamente una concezione fortissima, formidabile di legalità. Non può passare il messaggio che una piccola corruzione, una piccola tangente è comunque benevola per far girare il meccanismo, perché se passa nuovamente, se regge ancora questo meccanismo, non abbiamo alcun tipo di speranza. Quindi evidentemente non può essere la magistratura a risolvere completamente i problemi, certo se mette in galera questa gente un grosso favore lo fa tutti quanti, però evidentemente la cosa deve passare dalle stratificazioni più basse, deve partire da lì e deve partire da noi stessi. Io vedo anche dei sindaci in aula. Il sindaco è la persona che più di ogni altro è in stretto contatto con il banco, con l'ufficio pubblico e redazioni, che sente e che parla la pancia della gente. Quindi evidentemente è da questi settori che deve partire la riformazione. Utilizzando questo sistema, come diceva Dani prima, se noi pensiamo di cercare di salvare qualcosa di questo sistema, siamo da morti. Concludo veramente leggendo l'epitaffio direi che fa Lorenzo Mazzaro nel suo libro, che consiglio di leggere a tutti perché è, come dire, un prequel di quello che stiamo assistendo oggi, che si chiama I padroni del Veneto, che dice che il modello Veneto non esiste, esistono i Veneti e alcuni tra di loro comandano più degli altri. Un'inchiesta che la dice lunga sull'intreccio tra affari e politica in una regione gigante economico, ma non politico. Una, come dire, definizione che potremmo far nostra anche qua. Grazie Luca. Io